Oggi abbiamo presentato un rapporto, una ricerca qualitativa su circa 450 casi, 438 esattamente, indagati, analizzati, in cui le persone, quindi cittadini stranieri irregolari che hanno partecipato nel 2009 alla sanatoria cosiddetta Colf Badanti, hanno messo a disposizione dell'associazione una serie di informazioni. Sono tutte persone che non hanno ancora ottenuto la sanatoria oppure che hanno già avuto il rigetto e sono tutte persone che hanno partecipato alla vera e propria sanatoria truffa, come la indichiamo noi, e cioè soggetti che hanno pagato per regolarizzarsi, non si sono regolarizzati e probabilmente non si regolarizzeranno mai. Non solo, sono soggetti che non possono nemmeno andare in tribunale a fare la denuncia, quindi a proporre la loro denuncia all'autorità giudiziaria, perché se lo facessero si autodenuncerebbero come cittadini stranieri irregolari sul territorio e quindi diventa molto, molto difficile che ciò avvenga. Noi da questo campione abbiamo dedotto che la situazione, quindi nella stessa situazione, nella provincia di Milano e Milano si possono trovare almeno 15-20 mila persone e in Italia c'è una forbice da 70.000-100.000 persone, quindi persone che hanno subito un'estorsione vera e propria e che tuttavia probabilmente non vedranno mai i loro estorsori a doverne rispondere. Quindi non solo non riceveranno permesso di soggiorno, ma neppure chi li ha truffati sarà condannato. L'83% dei datori di lavoro finti, quindi gli estorsori erano cittadini italiani, sono cittadini italiani. Per quanto riguarda gli intermediari, per la maggioranza ancora ci troviamo di fronte a cittadini italiani, siamo intorno al 55% e il resto cittadini stranieri. Quello che è emerso chiaramente è che si trattava di catene di organizzazioni criminali fatte spesso da due persone, spesso da tre, da quattro, da cinque, quindi molti soggetti che si sono aggregati, che si sono associati per commettere il reato. E tanto per dare dei riferimenti di massima, noi abbiamo calcolato che all'incirca il bottino della truffa su tutta Italia può ammontare come minimo a circa 53 milioni di euro. E nel fare questi calcoli siamo stati davvero molto molto sottostimanti. Per esempio ci siamo riferiti soltanto ai rigetti ricevuti fino ad ora e soltanto ai soggetti che hanno rinunciato alla sanatoria. Per esempio non abbiamo considerato le pratiche che tuttora sono sospese, che sono circa 44.000, e non abbiamo nemmeno considerato le cosiddette truffe truffe, cioè quelle persone che hanno pagato per la sanatoria. La sanatoria non è stata presentata materialmente al ministero e poi questi hanno ricevuto soltanto un permesso di soggiorno. Scusatemi, un certificato di ricevuta falso, variamente truccato. Quindi abbiamo suddiviso le categorie in truffa vera, quelli che hanno pagato e quantomeno l'istanza è partita, e truffa truffa, quelli che hanno pagato e l'istanza non è partita neppure. Ogni singola persona che è stata truffata in media ha pagato circa 3.000-3.200 euro. Ovviamente è la storia dell'uomo che mangia due polli e quello che ne mangia neanche uno, insomma. In realtà ce ne sono molti che hanno pagato 1.000 euro e moltissimi che ne hanno pagati 7.000. Come media del nostro campione emerge circa 3.200.